ASL Pescara capofila della nuova attività di controllo sulle vendite online di prodotti alimentari. Nel corso del convegno Evoluzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, e-commerce online e riforma Cartabia, illustrate le procedure di controllo partite in via sperimentale dallo scorso agosto e entrate a far parte a tutti gli effetti dei controlli ufficiali del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'azienda. Abbiamo avuto delle non conformità di alcuni prodotti per quanto riguarda alcune cariche, presenza soprattutto di sostanze, di additivi non dichiarati, ad esempio, oppure altre situazioni di frode commerciale, e quindi ci sono degli aspetti anche abbastanza importanti che poi vengono ovviamente perseguiti. In occasione del convegno, la dirigente Maria Grazia Cofelice e il tecnico della prevenzione Giuseppe Graziosi hanno illustrato alcuni casi riscontrati nei controlli a dimostrazione dell'importanza dell'attività di controllo per la salute e la sicurezza dei consumatori. Noi facciamo questo tipo di controllo e con gli acquisti civetta, perché ovviamente non possiamo dichiarare la nostra l'autorità, no, che fa il controllo, perché sennò questo poi andrebbe ad inficiare tutto lo scopo dell'attività. Abbiamo tutta una procedura che è stata elaborata, questi pacchi poi arrivano in dei luoghi stabiliti in modo da non creare sospetti e poi dopo procediamo a tutto quello, c'è tutta una procedura che riguarda il campionamento. Un convegno per far conoscere metodologie utilizzate per la prima volta in Italia e già richieste da altre ASL e per essere da esempio per altri organi di controllo e tipologie da estendere anche per le analisi dei mangimi, per i mangimi, perché c'è un mercato online dei mangimi per gli animali, quindi parliamo di alimentazione per gli animali e anche dei pet food, e anche con la diffusione di nuovi prodotti che sono i cosiddetti barf per i pet, quindi quelli a base di carne cruda. Questo ci consente però di andare a vedere anche la correttezza di vedere il commerciale, sia dal punto di vista proprio di sicurezza sanitaria e anche di un controllo antifrode.